ragazzi, bentornati o ben arrivati sul mio canale Sono XD. Oggi sono qui per provare una texture pack di un anime che sto guardando in questo periodo e devo dire che è anche molto bello. Come ci ho detto dal titolo, l'anime è di My Dress Up Darling. Di cosa parla? Ve lo spiegherò durante il video. E niente ragazzi, buona visione. Saluti la texture pack, mi raccomando, arriviamo a 10 like, io lascerò qui sotto in descrizione. Diciamo che iniziamo il video con una certa visione. Ok ragazzi, la texture pack è questa. Si chiama Marin Kitagawa. Sì, lo so che il vostro occhio è già caduto su altro invece che ascoltare me, quindi prima vi faccio vedere il cielo e poi diciamo che posso anche parlare. E devo dire che il cielo di questa texture pack è molto, molto, molto bello. Molto bello. Ah, guarda che bel visino. Meno male che c'è la cravatta di davanti. Comunque, di questa texture pack ho sbirciato solamente un pochino il cielo e anche l'inventario, che è animato. Comunque, beh, di questo testo qua che è fatto abbastanza bene, almeno alla lobby eccetera. Andiamo in partita. Ma scusa, cioè uno si sta, non si può fare un godo in pace che arriva questo tizio qua davanti e poi inizia più la partita. Oh, che bello, team giallo, e siamo in tre. Ormai è una maledizione. Allora ragazzi, vi farò una mini riassunto della trama senza farvi spoiler. Allora, l'anime è molto bello. Praticamente parla di questo ragazzo che si chiama Gojo, che ama le bambole, di cui adesso non mi sfugge. Devo dire che anche la texture pack di questa pack non è male. Il nonno di questo ragazzo ha praticamente un negozio specializzato per queste bambole. Allora il ragazzo è molto bravo a cucire, disegnare il farcetto e fare queste cose qui. E poi c'è lei, se il mio compagno la smette, la ragazza più bella della classe, della scuola, con un carattere molto particolare, che adora fare cosplay. Allora la ragazza chiede a Gojo di fare cosplay per lui, di aiutare a fare cosplay per lui, e Gojo accetta. Diciamo che è un ragazzo molto timido e che ogni cosa che vedi si imbarazza, eccetera. Infatti già guardare... No, purtroppo è coperto. È un anime molto per la community. Sono arrivato, adesso se non sbaglio, 9 episodi. Non so effettivamente quanti episodi ci siano e quanti volumi del manga sono arrivati. Diciamo che in questo anime si vedono delle parti un po' spicy, un po'. A dove vai? Ti ho detto che nell'anime si vedono un robe un po' spicy e tu, cioè, stoppi via e te ne vai così. Ora sto pulcelun. Una cosa che ho visto della pack, perché questa qui è la seconda volta che registro questo video, l'Enderpearl, che adesso vi faccio vedere, perché è una cosa... Questa è l'Enderpearl. Già, aspetta, se non c'è nessuno in base e nessuno ci pusha, io ve la faccio vedere da più vicino. Eccola lì. Animata, e va bene. Ah, io vorrei andare in base dei verdi. Ti prego. Ha funzionato. Devo farvi vedere anche la mela d'oro, perché gli item, cioè gli unici item modificati qui sono l'Enderpearl e la mela d'oro. Per il resto non è che ci sia chissà granché, a parte il cielo. E così di vedere anche l'armatura in diamante come è fatta. Comunque, questa è la mela d'oro. Non è animata, è molto carina quella faccia delle due protagoniste. Bella rosso, bella rosso, muori, grazie. Purtroppo un blu mi ha visto. No, no, ma porca porca di quella nonna. Ho sprecato una risorsa preziosa. Scommetto che adesso che sto tornando indietro mi lancio anche la fireball. Lo sapevo. E muori. Muori anche tu. Mamma, ho distrutto il pale. Ah, che è primo, non io, però sono terzo. Team giallo e siamo sempre in tre. E non voglio... Ma perché mi sorprendo ogni volta? Tanto ormai è sempre sta storia. Muori. Col bastoncino, col knockback. Ma non ti vergogni. No. Ok, arrivo. Ok, lui è morto. Io provo. No. E vabbè, alla fine sono morto. E via. Riesco a beccarlo. Ah, fratello, sei per te. Ma porca di quella puttana. Alla fine il verde ce l'ha fatta a romperci i coglioni. E anche il letto.
Io so tutto da dove esci. Porca puttana. Ok, va bene. Almeno ho una bella visione davanti a me. A sto punto, signori, facciamo l'ultimo. Facciamoci una solo e vediamo un po' cosa riesco a combinare. Allora, team grigio. Ci sto già venendo a pushare. No, perfetto. Ok. Non ne ho più blocchi. Vai, faccamile. Due di vita. Due di vita. Ora chiacchierezzo con la mia spada appena ti trovo. Ah, non stai scappando. No, posso neanche andare a prendermi. Eccoti qua. Muori. Ah, finalmente. C'è il rosso. Ah, l'ossidiana. Io sono fregato. Ma c'è armatura in diamanti che volevo vederla. Vediamo un po' com'è. Sì, non è male, non è male. Dai, quella. Ma che c***o vuol dire bozzo? C***o vuol dire? Cosa c***o? Bozzo il clown. È un personaggio immaginario molto famoso degli Stati Uniti, soprattutto negli anni 60 e 70. Niente ragazzi, il video termina qui. Adesso mi danno pure del pagliaccio. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete andare a vedere quest'anime, mi avete trovato su Crunchyroll. Vi lascio il link qui sotto in descrizione, dove vi porterà direttamente alla pagina dell'anime. E niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, dici like, vi lascio la testa per questo in descrizione. Noi ci vediamo nei prossimi giorni con un prossimo video. Con il vostro Spider-Man di YouTube, dal vostro Leonax. È tutto. Ciao a tutti e ciao. Se non è che andate a cercare quell'anime per quella pupa super sexy, che non è neanche l'unica, tra l'altro, per farvi una bella serie.